sapete ciò che ho fermamente deciso, cioè di non concedere la mano della mia figlia minore prima che abbia trovato marito per la maggiore. Ah, ecco la soluzione. Dovranno fare da padrone al mio posto. Come dici? Prendi il mio mantello e anche il mio caffè. Sono qui giunto per sposarmi felicemente. Potrei dirti tutti una cosa, che l'antica è gradevole, anche se questa ragazza è ricca assai, ma tu mi sei proprio amico. Dimmi il nome di suo padre, Ortensio, perché se tu conosci una giovane ricca assai, potrebbe essere la moglie di Petruccio, anche se la fosse brutta, vecchia, tritta o spiritosa, la voglio. Sono giunto qui in Padova per sposarmi riccamente. Riccamente, vuol dire... La più bella carriera di tutte. Non accetto per perdere tempo di inseguire la curiosità che mi spinge a conoscervi di tutto. Ma cosa è? Madre! Benvenuto alla poltrona, dimmi tu perché le piace. Ma cosa è? Le donne sono fatte per portare, così voi. Se volete dire. E volete dire a me? Non sono una ragazza come voi! Via, via. Io non voglio mica caricare la carriera, perché siete così giovani. Leggera! Non puoi leggere, infatti! Perché non so piccare come voi! Mi basta prendere! Via, via, respira! In fede mia siete un po' troppo stizzosa! E se lo fai fa? Siete lo studio! E conosco bene il rimedio! E lo fai fuori! E che rimedio? Ma no, mi le dirò che è limpida come la rosa mattutina bagnata dalla rugiada. Se sta muta, loderà la sua opacità. Se vi comanderà di far fagotto, la ringrazierò, come se l'avesse pregato di restare di una settimana. Se resterà restia
tu mi hai insegnato a essere caparbio. C'è signor Vincenzo? Sì, c'è. Non vuole parlare con nessuno? Vi prego di dire al signor Vincenzo che suo padre è giunto qui da Pisa, che vuol parlargli. Tu menti, sono io suo padre. Ehi, ehi, signore mio, è una bricconata bella e buona usurpare il nome di un altro. Arrestatelo! E chi siete voi? Io? Piuttosto, come ci siete vestito voi? Oh, sono Rovinato! Rovinato! Mio figlio e mio servo mi rovinano! Chi mi piglia? Ce l'hai fatto io stesso! Il tuo nome è Tommaso! Perché indossi gli abiti di Lucenzio? Ah, basta, basta, Tommaso! Lui Lucenzio è del mio figlio unico! Io sono suo padre Vincenzo! Chiamate uno spiro! Portate qua, sono fatto in prigione! In prigione? Fermati! Non deve essere portato in prigione! State attento, signor Battista, di non lasciarvi ingannare in questa faccenda! Giurerei che costui è il vero signor Vincenzo! Oh, no, mi viene padre! Allora sei vivo! Perdono, non è tuo padre! Dov'è Lucenzo? Non è io, Lucenzo! Siamo sposati, è vero? Ma voi due siete spacciati. E così? Ora che sono vincitore, buonanotte! Non è gara! Un altro la tua strada. Hai fatto di Caterina una disbettica da morta. Beh.